da fare, fatti tutti io. Seguite il mio video. Per preparare i miei biscotti per la festa della mamma ci servono 500 g di farina, 2 uova, 200 g di zucchero, 200 g di burro, un po' di sale, un cucchiaio di cacao amaro. La prima cosa che faccio è che metto lo zucchero nel boccale. E poi metto 10 secondi velocità 10. Metto tutti gli altri ingredienti, il burro, la farina, le uova e un pizzico di sale. Adesso metto la funzione automatica impastare per 2 cicli di 45 secondi. Adesso prendiamo metà impasto e lo mettiamo in una ciotola. In quello che rimane metto il cacao. Metto la funzione a impastare per 20 secondi. Con questi due impasti faccio due panetti. Li copro con la pellicola e li metto nel frigo per mezz'ora. Ci vediamo dopo. Ho tirato fuori i miei panetti dal frigo. Adesso vado a fare tante palline tutte uguali. Sia con la pasta bianca che con quella al cacao. Ho finito tutte le mie palline bianche e adesso faccio quelle al cacao. Prendiamo una pallina di quelle al cacao. La mettiamo sul nostro piano da lavoro. Poi prendiamo 5 palline bianche. Pallina nera come fossero petali. Poi con uno stuzzicadenti facciamo un taglietto per farvi vedere che sono proprio petali. Adesso mettiamo il nostro fiore sulla carta da forno. Quando tutti i fiori saranno sfornati, mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ci vediamo dopo. I miei biscotti a fiore sono pronti. La mia mamma sarà felicissima di assaggiarli. Sarà una bellissima sorpresa. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto mettetemi un like ed iscrivetevi al canale della mia mamma in cucina con Messier. E buona cucina per tutti, anche per i vostri figli, se ce l'avete.